Unboxing di LG Optimus G, lo smartphone completamente in vetro LTE di casa LG. Saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi spacchettiamo LG Optimus G, il nuovo top di gamma di casa LG. Questa è la confezione, molto bella, molto elegante, con questa trama bianca sulla confezione del telefono. Questo è lo smartphone, lo andiamo a rimuovere, molto bello anche l'interno, è stato curato anche in questi piccoli dettagli. Manualistica, cavo USB, micro USB, alimentatore italiano e per finire questi auricolari Quad Bit Premium Experience, come c'è scritto sulla plastica, con vari gommini molto belli che poi proveremo a fondo. Questo è lo smartphone, andiamo a descriverlo un attimo. Questo smartphone è dotato di Android Jelly Bean, è già aggiornato, la versione invece asiatica usciva, scusate, con Ice Cream Sandwich. LTE, quindi velocità fino a 100 megabit per secondo, Wi-Fi ovviamente N, Bluetooth 4.0, NFC. La batteria non è estraibile, il processore è un quad-core Snapdragon della serie quella 600 con Adreno 320, ha un quad core da 1.5 GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 2100 mAh non removibile come già detto. Lo schermo è un IPS più da 4 pollici e 7 con risoluzione 768x1280, quindi HD, non Full HD ma comunque HD. Fotocamera da 13 megapixel con LED flash ovviamente autofocus, registra ovviamente video Full HD. È spesso solo 8.5 mm. Andiamo un attimo a rimuovere queste prime plastiche. Eccolo qua. Lo andiamo a accendere, lo recensiremo nei prossimi giorni. Per chi non lo sapesse, comunque questo è il fratello quasi gemello di Nexus 4, che però da me non è mai arrivato. Potrete farci tutte le domande che vorrete su questo LG Optimus G sul nostro forum androidworld.it/forum nella sezione di Optimus G e cercheremo poi di dare una risposta a tutti i vostri quesiti nella recensione completa che arriverà appunto fra qualche giorno. Un saluto a tutti da Ciso per androidworld.it.